Ecco, ti auguro una santa giornata. Mi scuso che ieri non ci siamo sentiti, ieri sera, e vedremo di recuperare meglio questa sera. Intanto proseguiamo la nostra preghiera e soprattutto la nostra meditazione che mettiamo sotto la protezione di Sant'Ignazio di Loyola, perché vogliamo con queste semplici indicazioni imparare proprio degli esercizi di preghiera, degli esercizi spirituali che soprattutto in questo periodo che abbiamo più tempo ci possano portare avanti nell'unione con Dio e anche nel compiere bene la sua volontà in queste circostanze sicuramente eccezionali. Abbiamo già detto altre volte che è un tempo di prova e anche di grazia, e anche questo momento è un aiuto, perché nella prova che viviamo possiamo scoprire la grazia nascosta del Signore che attua il suo disegno di amore e di salvezza per noi anche attraverso le vicende di questi giorni. Mi sono ricordato una frase che ogni tanto ripeto di Alessandro Manzoni: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più grande e più vera. Ecco, che il Signore ti faccia proprio il dono di questa fede e anche di poterla trasmettere agli altri, testimoniare agli altri, soprattutto nella tua famiglia. La ripeto, il Signore non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più grande e più vera. Ecco, con questa fiducia, con questo pensiero, iniziamo anche la nostra preghiera, la nostra meditazione di oggi, che ha una prima parte di esercizi che già conosciamo, che è bene ripetere, e poi anche un esercizio nuovo che prendiamo da una parola del Vangelo che ti indicherò. Innanzitutto rifacciamo con attenzione il nostro segno della croce nella forma lunga, come diciamo noi, forma lunga per poter capire un po' meglio il significato di queste parole. Nel tuo nome, o Padre, che mi hai generato, o Figlio che mi hai redento, o Spirito che mi porti a santità, voglio vivere ora e sempre, soprattutto questo tempo di prova e di grazia speciale. Amen. Rinnoviamo la nostra fede in Gesù, morto e risorto, da cui scaturisce il nostro accesso alla comunione con Dio e anche alla comunione con tutta la Chiesa, con tutti quelli che credono in Lui. Sei Signore, sei Signore, sei risorto nel mio cuore, sei Signore. Il mio ginocchio si pieghi, d'ogni lingua professi che tu, Gesù, sei il mio Signore. Ecco, ti invito a cantare con fede, con amore, non ti preoccupare se qualche volta stoni, mi piacerebbe che sperimentassi poco alla volta la potenza
del canto fatto con fede, che ha una potenza speciale. Paolo VI dice che ha una potenza rigeneratrice. Sei Signor, sei Signor, sei risorto nel mio cuore, sei Signor, il mio ginocchio si piega. Ed ogni lingua professi che tu, Gesù, sei il mio Signore. Grazie, o Gesù, della fede in te che mi hai conservato in questo mondo dove tanti non ce l'hanno o l'hanno perduta. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Aiutati da Gesù, facciamo anche il nostro affidamento alla Madonna e consacriamo la nostra vita all'Eterno Padre, la vita di oggi, la vita di questo giorno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso facciamo di nuovo la nostra consacrazione al Padre, gli consacriamo la nostra vita di oggi. La nostra salute, i nostri timori, le nostre gioie, e vogliamo da Lui la consolazione, la forza di consolare gli altri e di dare speranza. Se vivi il mio Padre, io mi affido a te. Se vivi il mio Padre, io mi affido a te. Se vivi il mio Padre, io mi affido a te. Se vivi il mio Padre, io mi affido a te. Padre Santo, fa che possa conoscerti e che possa vivere nel tuo amore e fare ogni cosa per te, per essere la tua gioia. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Ecco, voglio ricordare, riprendere e anche un po' sviluppare l'esercizio del lavare le mani, del lavaggio delle mani. Mi sono accorto che nella Bibbia tante volte c'è questo invito a lavarsi. Lavatevi, purificatevi. Abbiamo sentito, togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, fate il bene. Questo è uno dei passi che risuonano spesso nella Quaresima, tratto da Isaia 1:16. Ecco, noi abbiamo dalle autorità dello Stato l'indicazione di lavare spesso le mani, ovviamente a livello fisico, perché, come dicono i francesi, è un gesto barriera per ostacolare la diffusione del virus. Ed è bene che lo facciamo con serietà, con pazienza, prendere questa abitudine di lavarle spesso, lavarle bene. Allora mi è venuto in mente che possiamo collegare questo gesto a uno speciale esercizio di preghiera, come già abbiamo fatto qualche volta, chiedere al Signore la purificazione del cuore e del lavoro, delle opere, diciamo così, perché le mani nella Bibbia sono simbolo spesso dell'agire, di quello che noi facciamo. Tanto che anche noi nell'espressione corrente diciamo alle persone dammi una mano, aiutami. Ecco, quindi tutto il mondo del lavoro
dell'attività molteplice può essere ricordata e espressa da questo simbolo. Da qui anche l'esercizio di preghiera che facciamo. Padre Santo, mentre lavo le mie mani, con la potenza del tuo Spirito, purifica il mio cuore, santifica il mio lavoro, aiutami a crescere nel tuo amore. Ecco, chiediamo tre doni collegati: purificazione del cuore, rettitudine e santificazione nel lavoro, nell'agire, nell'attività, e poi il dono più grande che è crescere nel suo amore attraverso questo esercizio, attraverso tutto quello che facciamo. Lo ripetiamo. Padre Santo, mentre lavo le mie mani, purifica il mio cuore con la potenza del tuo Spirito. Santifica il mio lavoro e aiutami a crescere nel tuo amore. Amen. Ecco, questi esercizi che possiamo ripetere, già li conoscevamo. Adesso invece ne facciamo uno nuovo che si ispira al Vangelo che è stato proclamato nel mercoledì delle ceneri ed è tratto da Matteo al capitolo sesto. Gesù dice: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. E poi Matteo ripete le tre opere importanti del cammino penitenziale, che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E in tutte e tre le opere dice che dobbiamo farle per Dio, non per avere l'approvazione e l'applauso degli uomini. E poi c'è questa grande e bellissima promessa: il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, questa grande promessa è ripetuta sempre dopo la spiegazione sia dell'elemosina, sia del digiuno, sia della preghiera. Quando facciamo le cose per Dio, lui è contento e risponde a questi atti di amore. Questa risposta espressa nelle parole: il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, sarebbe veramente un grandissimo progresso, una fonte perfetta di consolazione se in questi giorni potessimo imparare, o imparare meglio, a vivere sotto lo sguardo di Dio nostro Padre. Scoprire, sapere meglio che Dio Padre che ci ha dato la vita e ce la mantiene, veglia su di noi, ha su di noi uno sguardo d'amore. Noi purtroppo, figli anche di un'epoca che ha smarrito spesso il legame con Dio, viviamo senza sapere questo, senza pensarlo, senza sentire la gioia che viene da questo sguardo d'amore di Dio su di noi. Abbiamo l'occasione per entrare di nuovo, o per la prima volta, in questa realtà misteriosissima, imparare a vivere sotto lo sguardo di Dio nostro Padre. Sotto lo sguardo di Dio nostro Padre, specialmente nelle ore di prova, in quest'ora di prova, Dio dà delle grazie, perché non solo siamo difesi dalla paura, dal ripiegamento su noi stessi, ma perché possiamo scoprire che Lui c'è, che Lui non solo non ci abbandona, ma ci dà grazie nuove.
adatte al momento che dobbiamo vivere e affrontare, vivere sotto lo sguardo del Padre e anche sapere che Lui ci ricompensa di ogni battito d'amore, di ogni respiro che facciamo per vivere nel suo amore e nella sua volontà. Ecco, quindi ti invito proprio a esercitarti con l'aiuto di questa parola, proprio a entrare in questa consapevolezza, in questa coscienza, che non solo tu sei figlio di Dio, figlia di Dio, ma che questo Padre che ti ha dato la vita veglia su di te. Impara a stare alla sua presenza. Impara anche ad aprire a lui il tuo cuore con tutto quello che c'è e impara anche ad ascoltare la sua voce, la sua parola che viene a te specialmente col Vangelo, con le sacre scritture, ma anche con le ispirazioni dirette nel tuo cuore dallo Spirito Santo. Ecco, per questo ti benedico e ti consegno questo impegno. Il Signore sia con te e con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio immensamente di questo momento di preghiera e di istruzione e benedico nel tuo nome tutti i tuoi figli in ascolto, tutti quelli che ascolteranno in futuro queste parole. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti auguro una santa giornata. Ancora ti do appuntamento per questa sera alle 9:15 per una breve benedizione. Buona giornata.